campionato di Serie B calcio femminile. In collaborazione con Micron Hire, Snow Sport, Brusadelli Costruzioni, BLM Group, Baldo Industrie Alimentari. Dopo 3 vittorie consecutive, la Como 2000 è chiamata a confermarsi. E quale migliore occasione se non quella con l'Atletico Oristano, penultimo in classifica e a secco di risultati, lontano dalla terra amica. Mister Gerosa conferma la formazione delle ultime due trasferte vittoriose, un 5-3-2 con Galletti e Stefanazzi pronte a salire e a trasformare in un più propositivo 3-5-2 al momento del possesso palla. Arbitra il signor Gausolino da Torino. Al sesto minuto arriva il primo squillo comasco. Cross dalla sinistra di Stefanazzi, la palla arriva a Galletti che prima si fa ribattere il tiro dal difensore in scivolata e poi prova a rimettere al centro, ma nessuno è pronto a raccogliere l'invito. Al diciottesimo un lancio di Badiali deviato raggiunge Mammoliti che scarta con un sontuoso sombrero il suo diretto avversario e trafigge il portiere ospite per il vantaggio comasco. L'attaccante lariana raggiunge quota 5 gol in stagione, la più prolifica tra le marcatrici azzurre, ma partita dopo partita è diventata anche un punto di riferimento importante per tutto il fronte d'attacco della Como 2000. Le padroni di casa dominano l'incontro e al 24esimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ancora Mammoliti, solo al centro dell'area, non riesce a impattare perfettamente e il suo colpo di testa si spegne sul fondo. La partita si accende improvvisamente. Al 40esimo, bella apertura di Badiali che trova la solita Galletti sola sulla destra che fa partire un tiro cross che si spegne sul fondo. Non passa neanche un minuto ed è Carapanzano che, lanciata sulla sinistra dalla compagna Mammoliti, rientra e fa partire un destro che il portiere para a terra in due tempi. Ancora una scatenata Galletti al 43esimo, crossa dalla destra. Mammoliti viene anticipata di un soffio dal difensore, ma la palla arriva sui piedi di Morosi che cicca la conclusione a pochi passi dalla porta. C'è ancora spazio per un ultimo sussulto della Como 2000 in questo primo tempo. 44esimo. Cross dalla destra di Nascamani, svarione difensivo della squadra sarda, ma ancora una volta Carapanzano sola si fa ipnotizzare dal portiere avversario. La ripresa inizia con la Como 2000 che spinge per cercare di chiudere l'incontro e al quinto Galletti scarica un potente destro che finisce sopra la traversa ospite. Decimo minuto, cross di Galletti deviato, la palla arriva a Carapanzano che tira addosso al portiere da ottima posizione. Al 26esimo Catelli lancia Stefanazzi che supera il suo avversario e tira di prima intenzione ma la palla finisce alta. Continua il monologo per le ragazze di casa. Al 31esimo Mammoliti viene lanciata in contropiede. Il suo tiro però viene deviato da Bettineschi, ma la palla finisce sui piedi di Catelli che a pochi passi non sbaglia. È il gol del meritatissimo 2-0 ed è anche il primo gol della giovanissima Anna Catelli che festeggia così la seconda convocazione nella nazionale Under 16. Neanche il tempo di festeggiare e la Como 2000 si porta addirittura sul 3-0. Al 33esimo Cascarano si libera sulla fascia. Il suo cross trova sola ancora Catelli che trafigge Bettineschi per la doppietta personale che spegne definitivamente ogni tentativo di rimonta della squadra ospite. La Como 2000 non cenna a placarsi e sulle ali dell'entusiasmo continua a spingere. Al minuto 36 ancora una scatenata Galletti va al cross e pesca Mammoliti che anticipa in acrobazia il suo diretto avversario ma la palla si spegne sul fondo. Al minuto 38 ancora Catelli, imboccata da Badiali, si trova sola davanti al portiere ma apre troppo il piatto sinistro e il pallone si perde di poco a lato.
Al 41esimo è la giovanissima Roventi a mettersi in mostra, offrendo a Catelli l'occasione per la tripletta personale, ma è brava Bettineschi a neutralizzarne il tiro. Pochi istanti dopo sono ancora le Lariane a rischiare il quarto gol con Galletti, che prova il tiro dopo una mischia in piena area, ma è ancora il portiere ospite a dire di no. Al 42esimo, alla prima vera occasione, l'Oristano trova il gol della bandiera, con un tiro dal limite di Minnella che si infila alle spalle della fin qui inoperosa e incolpevole Pini. Negli ultimi minuti la Como 2000 controlla con tranquillità la partita e prova ancora qualche sortita nella difesa avversaria, come fa con Roventi al 47esimo, liberata in area dalla solita Galletti, ma strozza troppo il tiro e non trova la porta. Finisce così, con la quarta vittoria consecutiva, la terza in questo inizio di 2018. Un bel gioco che inizia a concretizzarsi nella sua fase offensiva, come dimostrano gli 8 gol segnati nelle ultime 4 giornate, e una solidità difensiva e uno spirito di abnegazione che mostrano il continuo miglioramento di questo giovane gruppo, a cui la classifica inizia a restituire un po' di serenità. Domenica prossima le attenderà la pericolosa trasferta a Gallarate contro le Azalee, che sono lontane solo 6 punti per continuare una scalata che solo un mese fa sembrava utopica.